What's up YouTube? Sono Giuseppe Conte e questo è Makers at Work, il primo canale del movimento Maker in Italia. What's up YouTube? Eccomi pronto per un nuovo video. La prima cosa, amici, grazie a tutti che avete avuto un momento per farmi gli auguri per questo nuovo step della mia vita lavorativa e soprattutto personale. Grazie per gli auguri a Francischiello, a me e alla mia famiglia. Sono arrivati all'incirca 1000 messaggi in una settimana. 600, io ho perso il conto su YouTube, 630 fino a quando l'ho controllato nell'ultima volta. Quindi grazie amici, veramente mi fate sentire tutto il vostro affetto e dopo tanti anni ancora mi ci devo abituare. Questo video non lo dovevo girare e voi vi starete chiedendo perché. Perché già alcuni di voi mi hanno detto: Giuseppe, è qualche tempo che non realizzi più progetti validi. Semplicemente perché in questo periodo di chiusura non sono riuscito logicamente ad acquistare materiali, soprattutto il primo mese e mezzo. Quindi che cosa ho fatto? Per non lasciare la programmazione, un po' ho fatto video di parlato e poi nell'ultimo mese e mezzo, come vi ho detto la settimana scorsa, ho lavorato e dedicato tempo al progetto X, che se ci riesco la settimana prossima ve lo mostro. Quindi perciò ci sono stati più video di parlato e meno progetti, per sto semplice motivo. Eppure in questo caso, amici, la presentazione del libro la volevo fare come sempre in un banner di qualche minuto in un mio video di progetto, però stavo terminando e quindi dovevo fare l'assemblaggio finale di questo mio super progetto. Mi sono arrivate le due pialle della Bernardo, come potete vedere in sovrimpressione, e quindi mi si è intasato il laboratorio. Infatti ho dovuto lavorare questi ultimi 3-4 giorni per la sistemazione del laboratorio, e quindi avevo detto di lanciare il libro ed eccomi qua. Oggi vi parlo del libro e con grande onore vi presento il nostro primo libro, Making, i 9 pilastri del fai da te moderno. Questo libro rappresenta il nostro mondo, il vostro mondo, il mondo del making. Abbiamo descritto appunto i 9 pilastri del fai da te moderno, praticamente le materie che più trattiamo sui nostri canali: la falegnameria, la saldatura, la progettazione, il calcestruzzo, il cemento creativo, fino ad arrivare al capitolo bonus da hobby a professione, al lavoro. Questo libro è per tutti, non solo a chi conosce bene una delle materie, due materie, ma può scoprire le restanti materie in modo base per quanto riguarda il mondo del making. Vi faccio un esempio: qualcuno di voi è esperto per esempio in falegnameria e vuole conoscere meglio la saldatura, ci sono tutte le nozioni basi di introduzione a questo mondo. Oppure come me, io voglio entrare nel mondo della progettazione o della stampa 3D, non lo so, vi faccio un esempio. Lì posso trovare delle nozioni base riguardanti la progettazione con SketchUp, Fusion e la stampa 3D. Quindi, proprio per questo, il libro è alla portata di tutti. Pensate che a questo progetto ci lavoriamo da più di un anno e non ci abbiamo lavorato solo io e Matteo, ma l'intera Academy. Infatti, un'altra parte fondamentale di questo libro è stato il progetto grafico. Il nostro obiettivo non era realizzare il classico libro noioso, pieno di nozioni, ma realizzare una guida moderna, fresca, proprio come il nostro mondo, il mondo del making. Una grafica accattivante e pieno di immagini. Addirittura abbiamo contattato un illustratore che è andato a realizzare delle illustrazioni proprio per dare supporto a quello che veniva scritto nel libro. Fantastico! In più, per lato per esempio progettazione come SketchUp, Fusion, ci sono delle immagini estrapolate proprio dalle schermate del PC, quindi per dare veramente un supporto maggiore a chi legge il libro. Addirittura io lo definisco questo libro come un manuale romanzato, perché c'è anche una storia di un ipotetico maker di nome Marco, che racchiude un po' con le nostre esperienze, le mie di Matteo, e anche
tante vostre esperienze, quindi perciò veramente questo libro è molto molto interessante, e perciò dico che è per tutti quelli che credono nel nostro mondo. Io lo so che tanti di voi, pure per quanto riguarda l'Academy eccetera, che ci seguono assiduamente, non si vogliono smazzare i corsi perché magari non vogliono migliorare nelle materie, oppure guardate per la maggiore, non so, i nostri video a solo scopo di intrattenimento, come è la televisione, e quindi vedete i nostri appuntamenti del venerdì e del sabato, quindi totalmente disinteressati, no? Perché vi piace guardare il fai da te. Proprio per questo abbiamo anche realizzato il libro, per dare un supporto più light, più leggero, con un minimo investimento anche da parte vostra. E infatti, amici, il libro l'abbiamo messo ad un prezzo alla portata di tutti, e tra le altre cose è compreso di spedizione con Corriere Espresso. Che cosa significa? Che il libro viene spedito entro 2 giorni e vi arriva. In questo caso sto parlando di prevendita, perché il libro l'avremmo potuto vendere anche su Amazon, per dirvi, e non ci saremmo smazzati tutta la parte di logistica e spedizioni, ma il libro successivamente andrà anche in vendita su Amazon, e molto probabilmente, se riusciremo, anche nelle librerie. In questo lancio particolare è solo per voi della community, voi che ci conoscete da tanto tempo. Infatti l'offerta è valida solo per 15 giorni, il prezzo è alla portata di tutti, compreso di spese di spedizione per l'Italia. Se voi vivete, alcuni di voi molto probabilmente ci seguite dall'estero, contattate l'assistenza per vedere la differenza, c'è una piccola variazione di prezzo per le spedizioni extra Italia, credo, però chiedete a loro. E quindi, amici, sotto vi lascio il link per poter prendere la vostra copia in prevendita. Infatti le spedizioni partiranno verso, fra un mesetto, verso fine giugno, quindi adesso prendete la vostra copia in prevendita. Ed eccomi, amici, io non mi voglio più dilungare. Ci vediamo la settimana prossima, vedrete degli enormi cambiamenti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, perché ho già qui alla mia destra, quindi dall'altra parte del laboratorio, ci sono stati dei grandi cambiamenti, soprattutto per poter piazzare le pialle. Quindi ho già programmato le prossime 4 uscite per quanto riguarda la programmazione, perché sono usciti dei nuovi progetti da realizzare. Se riesco, visto la mole di lavoro e di contenuti per quanto riguarda il progetto X, lo faccio uscire già la settimana prossima. Non lo so ancora, perché veramente è un progetto enorme, amici miei. Quindi io non mi voglio più dilungare. Ci vediamo, se potrò, venerdì prossimo per nuove sfide e nuove avventure. Che Dio vi benedica a tutti quanti. Ciao!